E a proposito di grandi famiglie dello sport di base, la WISP non ha bisogno di presentazioni, non avrebbe neanche bisogno di presentazioni, il vicepresidente che ormai insomma, conoscete bene, se siete aficionados del nostro appuntamento del sabato, do comunque il buongiorno a Tiziano Pesce, che è anche presidente ligure di WISP. Buongiorno, ciao Tiziano. Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti, grazie come sempre dell'invito. No, grazie a te per aver risposto. Tra l'altro vedevo, insomma, in Liguria, a Genova, situazione, non dico che sia quella della Lombardia, però con questo Covid non si riesce a stare tranquilli ormai da nessuna parte, verrebbe da dire. Assolutamente sì, purtroppo una situazione critica in Liguria e se diciamo. Andiamo oltre una superficiale lettura dei dati, ma approfondiamo numeri che in proporzione mettono la nostra regione, la mia regione, quasi ai vertici di queste brutte classifiche. Sono stati assunti anche provvedimenti di ulteriori restrizioni negli ultimi 2 giorni, per esempio sulla città di Genova in alcuni quartieri, quindi ecco una situazione che anche dall'osservatorio dell'WISP continuiamo ora dopo ora a monitorare con molta attenzione. Questo ha portato anche alla sospensione di alcune attività sportive a partire dallo storico campionato del laboratorio di calcio, Ma no, che scusami, è assolutamente sì, Ugo. fammi dire mamma mia, perché insomma, chi ci segue lo sa, io, benché sia ormai milanese, da 21 anni, ma arrivo da Genova, e sentire che non c'è il ci andavo da bambino con il papà a vedere le partite, giù, l'Ansaldo, tanto per Proprio così. dirti. Tra l'altro, Ugo, come saprai, hai citato una squadra proprio che è con noi dalla prima edizione, da alcuni anni con la formazione, la rappresentativa di Ansaldo Energia. Proprio questa l'edizione, la stagione 2020-2021 avrebbe rappresentato, ma rappresenterà, ecco, la 46esima stagione Edizione. che No. si Ma giocherà ai miei tempi ininterrottamente. addirittura era Ansaldo Nucleare, tanto per dirti, insomma, nell'altro secolo papà Esatto. aveva la tuta con il simbolo dell'atomo, lui operaio Addirittura ti naturalmente. ricorderai allora il lavoratore nel lavoratore, perché addirittura in quegli anni c'era un campionato interamente del lavoratore dedicato per esempio ai lavoratori dell'ex Italsider, Sì, addirittura si arrivava a 70 certo. squadre solo che per quel No, settore. questo per dire, non tanto della Marcord, che poi è bello, sapete che insomma questa è una trasmissione nella quale possiamo anche fare una parola in più, ma per dire quanto è radicato lo sport, no? Perché è una cosa che fa parte proprio della nostra vita. E in questo momento, Tiziano, faccio anche a te questa domanda. A che punto siamo della notte, verrebbe da dire? Siamo in una notte che si allunga, è una lunga notte di attesa sicuramente per quelli che saranno i prossimi provvedimenti del governo. Ormai il Consiglio dei Ministri ha annunciato un nuovo DPCM, quindi siamo tutti in attesa di quelle che saranno le nuove prescrizioni, lo siamo ovviamente da dirigenti sportivi, ma lo siamo anche da semplici cittadini, con ovviamente l'attenzione sempre alta a tutto il nostro mondo, lo sottolineavi tu, un mondo che solo per quanto riguarda l'WISP ha rappresentato negli ultimi anni, ogni stagione, qualcosa come oltre 1.300.000 cittadini di ogni età che si sono affidati al nostro sistema associativo, alle migliaia e migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, ma non solo, a tutti gli enti del terzo settore. Non dimentichiamo che noi stiamo vivendo comunque, al netto della pandemia, un momento importante di trasformazione anche legislativa, sia sul fronte più specifico dell'ordinamento sportivo, ma anche e soprattutto sul fronte del terzo settore, del privato sociale. Notizia di questi giorni, per esempio, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quello che sarà, ecco, l'avvio vero del nuovo registro unico degli enti del terzo settore, che affida anche appunto a loro l'organizzazione, la possibilità di promuovere attività sportive dilettantistiche con, come sappiamo, con una fortissima valenza sociale educativa. Noi ovviamente stiamo portando avanti da mesi, sin dai primi giorni, ci eravamo proprio sentiti con te, con la tua trasmissione,
proprio nei primi giorni dell'emergenza. Ricordo. Ti ricorderai Lombarda con i focolai di Codogno, e da quel momento noi non abbiamo mai arretrato di un millimetro per quanto riguarda il rivendicare, ecco, il valore sociale dello sport, l'importanza dello sport, ma soprattutto con un grande lavoro attraverso i nostri comitati regionali e territoriali di vicinanza alle nostre basi associative, per ovviamente stare al fianco con delle istituzioni, dal governo centrale alle regioni, sino ad arrivare ai singoli comuni, alle singole amministrazioni comunali, per supportare, ecco, un grande lavoro, io ritengo di poterlo dire senza presunzione, di formazione, di informazione prima, ma poi di formazione di tutti i nostri operatori, nel pieno rispetto ovviamente delle prescrizioni di legge, sino ad arrivare, ecco, agli ultimi giorni anche con la pubblicazione di quello che è il nuovo protocollo attuativo delle cosiddette linee guida, ecco, per l'attività sportiva di base e l'attività motoria, pubblicate dal Dipartimento per lo Sport, con ulteriori, diciamo, attenzioni, ecco, che in questi giorni tutti i gestori degli impianti sportivi e delle attività devono sono diventate devono più porre. Stringenti. Esatto. No, Tiziano, abbiamo veramente ancora 2 minuti, poi ci tolgono la linea come al solito alle 8:30, ma ricordo, stiamo naturalmente insieme fino alle 9, andiamo anche al Giro d'Italia, parliamo anche di arrampicata sportiva tra poco nel nostro appuntamento del sabato. Intanto notizia proprio dell'ultima ora a confermare che Trump diceva sta andando tutto bene negli Stati Uniti, record giornaliero di casi 80.000, 80.000, va bene, gli Stati Uniti sono grandi, sono tante persone, ma 80.000 è un dato altissimo. 2 minuti, Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale della WISP, presidente della WISP Ligure. Momento palla di cristallo, che cosa può accadere nelle prossime ore? Perché abbiamo letto prima la rassegna stampa e praticamente in un giornale c'era il lockdown che partiva alle 22, in un altro alle 20, in un altro alle 18, in un altro alle 21, e le abbiamo dette tutte. Rispetto allo sport, che cosa può accadere? Cosa puoi, insomma, prevedere dall'alto della tua esperienza? Ma ovviamente da parte nostra l'auspicio è quello che con ulteriori attenzioni, restrizioni, si possa continuare comunque a garantire un minimo di attività all'interno delle nostre associazioni, società sportive. Lo dicevamo appunto parlando dell'esperienza del campionato del lavoratore, ma per dire che in questi giorni, nonostante, diciamo, in tante situazioni, in tante realtà, le normative vigenti ne dessero ancora la possibilità, di fatto tutte le attività anche competitive di interesse nazionale e regionale sono quasi pressoché tutte bloccate. Continua l'attività corsistica, continuano gli allenamenti con veramente una grande attenzione che tutti i nostri operatori stanno mettendo. Noi ribadiamo anche in queste ore veramente l'importanza dello sport con un compito, tra l'altro, di continuare, possiamo dire, a promuovere prevenzione e promozione della salute, però certo, ovviamente i dati che ci arrivano, i dati anche sui contagi di ieri, superata quota 19.000, questo indice di contagio RT che è arrivato a 1,5, che ci consegna il report settimanale, cioè, davanti ai numeri, decide il governo. Immaginiamo che ci possa essere un'ulteriore stretta, ecco che allora in questo caso non possiamo che rilanciare un forte appello che si fa sempre, ecco, più importante per noi, per il sistema associativo, non solo ovviamente dell'WISP, ma di tutto lo sport di base italiano, che rappresenta qualcosa sino ad oggi come oltre 7 milioni di tesserati, e quindi con tutto l'indotto che c'è accanto. Dobbiamo andare. Bisognerà prevedere misure questa volta veramente di sostegno anche a fondo perduto di queste basi associative. Negli scorsi mesi abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche insieme, importanti segnali, impegni del governo, c'è stata un'apertura di accesso al credito, ma queste società sportive non hanno più bisogno, non possono più indebitarsi, hanno bisogno di aiuti concreti. Assolutamente. Devo staccare, ma ci torniamo intanto, Tiziano. Tiziano Pesce, WISP, grazie per essere stato questa mattina con noi. Grazie a te, Ugo, e buon lavoro. A presto, noi torniamo tra poco.